Hashtag Consiglio. Tweet dal Consiglio Provinciale di Trento. Modifica le leggi provinciali in materia di promozione della salute e dello sport. Il disegno di legge recentemente depositato in Consiglio Provinciale da Luca Zeni del PD, che ha l'obiettivo di valorizzare l'educazione motoria quale strumento di prevenzione, di terapia e di promozione del benessere psicofisico della persona. A tal fine si prevede l'istituzione di palestre della salute, già presenti in altre regioni, per garantire con professionisti specializzati lo svolgimento di programmi di esercizi fisici adattati secondo le prescrizioni mediche. Si stanno svolgendo a Palazzo Trentini, nell'ambito dell'originale mostra Pietrarte, i laboratori didattici con le scuole, dove l'artista Liberio Furlini svela la tecnica usata per riprodurre le sue opere sulla pietra trentina e racconta le sue scoperte su questa forma d'arte preistorica. In mostra 120 riproduzioni su rocce e su pietra suddivise per continenti, un viaggio di oltre 40.000 anni nella storia dell'umanità. A Palazzo Trentini, in via Manci 27 a Trento, fino all'8 gennaio prossimo. A cura di Claudio Mattè. Ingresso libero nel rispetto delle norme Covid vigenti. La consigliera provinciale di Fratelli d'Italia, Alessia Ambrosi, ha depositato in Consiglio Provinciale una proposta di legge che integra le norme vigenti sull'handicap in materia di servizi bancari dedicati alle persone con disabilità. Le norme promuovono la stipula di convenzioni con gli istituti di credito per offrire servizi a condizioni di favore per le persone diversamente abili, tra i quali la possibilità di attivare un conto corrente a costi ridotti. Parte da lunedì 13 dicembre la discussione in Consiglio Provinciale della manovra di bilancio della provincia. Sono tre i disegni di legge, già gravati da più di 16.000 emendamenti, in buona misura proposti dalle minoranze, con finalità ostruzionistica. Principali motivi del contrasto che accenderanno il dibattito in aula la prossima settimana: il ritardato rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici e la proroga dell'apertura delle materne nel mese di luglio. Hashtag Consiglio, tweet dal Consiglio Provinciale di Trento.